Buonasera amici di Ionica TV e bentrovati per questo 22esimo appuntamento con il cucchiaio, un turno di campionato che ha regalato ancora una volta molte sorprese. Continua la marcia in solitaria del Real Metapontino e continua a sorprendere anche il Pignola che espugna il campo del Viggiano, mentre il Real Tolve si aggiudica il derby contro il Rio Nero. Anche oggi una puntata ricca di gol, interviste ai protagonisti e pronostici che sono stati forse violati. Ma prima di iniziare io vorrei dare subito il benvenuto ai nostri ospiti. Allora, buonasera e benvenuto a mister Raimondo Nettis, allenatore delle giovanili dello Scanzano. Benvenuto a Nicky Manolio, capitano del Policoro. E benvenuto al presidente dell'Aurora Tursi, Luciano Virgallito. Io vi ricordo che per tutte le curiosità o le domande che avete potete scriverci al nostro solito indirizzo email ilcucchiaio@ionica.tv. E volevo anche ricordarvi che il cucchiaio a fine stagione consegnerà alcuni premi, quello di miglior presidente, miglior allenatore, miglior giocatore, miglior team e migliore tifoseria. Sarà inoltre premiato il calciatore più bello del nostro campionato di eccellenza, ma per eleggere il nostro mister cucchiaio abbiamo ovviamente bisogno di voi. E allora scriveteci chi è il vostro preferito, oppure segnalateci qualcuno che secondo voi deve partecipare a questo concorso di bellezza al solito indirizzo email ilcucchiaio@ionica.tv. Ma adesso io vorrei parlare di calcio giocato e partiamo allora subito con un commento alla giornata appena passata. Vado da mister Raimondo Nettis, lo abbiamo detto, una giornata senza scontri particolari, anche se le sorprese mister non sono mancate. Mi riferisco soprattutto alla sconfitta del Viggiano contro il Pietragalla e ai pareggi di Valdiano e Potenza. Unica vittoria tra le squadre impegnate nella lotta per il secondo posto, quella del Tolve. Come mai questi stop un po' inattesi? Beh, come stavo dicendo, adesso iniziano, come ho detto in altre puntate, iniziano i discorsi per la salvezza e quindi giocare su campi dove squadre si devono salvare inizia a essere difficile anche per le squadre di vertice. Quindi il Pietragalla era una squadra che doveva sta lottando per salvarsi e quindi ha dato pan molto duro per il Valdiano, che il Valdiano ha 4 punti di vantaggio sulla seconda, quindi ha sofferto su questo campo. Io penso che il risultato più importante l'abbia fatto il Pignola Viggiano. Il Viggiano, dopo aver vinto la Coppa Italia, sembra che si sia smarrito. Il Viggiano non è la squadra dell'anno scorso, essenzialmente. L'anno scorso era una bella spalla che poi a 5 giornate alla fine ha perso il campionato inspiegabilmente, secondo me. Poi ha cambiato mezza squadra nel mercato invernale, quindi secondo me ha perso qualcosa. Gli acquisti non sono stati alla pari di quelli che sono andati via, quindi si vede il risultato che sta facendo. Diciamo poi del Tolve, il Tolve in casa è una macchina da guerra, poi fuori casa, cioè queste squadre adesso stanno alternando dei risultati, eccetto il Real Metapontini che sta facendo il suo campionato, ormai va per conto suo e secondo me fra 4-5 giornate l'avrà vinto matematicamente. Il risultato più importante secondo me l'ha fatto il Tursi del presidente qui presente, perché ha fatto un risultato importantissimo, che può essere... è importantissimo per la salvezza che deve raggiungere, che adesso può raggiungere. Fino a 4-5 domeniche fa sembrava impossibile questa ripresa, adesso ci credono e con questa carica io penso che possono andare avanti. Adesso ogni partita è una finale per loro e quindi ce la devono giocare alla morte tutte le 9 partite che sono rimaste. Volevo parlare infatti con lei proprio di questa lotta per la salvezza, perché continua invece il momento difficile del Marconia. Marconia è una squadra formata essenzialmente da giovani e sapete che quando c'è il girone di ritorno entrano in campo l'esperienza, l'agonismo, e che i giovani, logicamente i giovani sono ragazzi interessanti veramente, però chiaramente quando c'è l'agonismo e l'esasperazione di alcune squadre iniziano a venire meno, hanno bisogno dell'esperienza purtroppo.
E allora entriamo subito nel vivo, andiamo a vedere i risultati di tutte le partite di ieri. Oppido Murese 1-1, Marconia Real Metapontino 0-6, Aurora Tursi Miglionico 2-0, Moliterno Picerno 1-1, Pietragalla Valdiano 1-1, Policoro Rossoblu Potenza 1-1, Real Tolve Vultur 3-0 e Viggiano Sporting Pignola 2-4. E diamo insieme anche uno sguardo allora alla classifica. Continua la corsa in solitario del Real Metapontino a quota 54, segue il Valdiano con 41 punti, Real Tolve 37, Rossoblu Potenza 36, Viggiano e Picerno a pari merito a quota 33, Oppido 30, Policoro e Pignola 29, Moliterno e Murese 25, Vultur Rionero 24, Pietragalla 19, Aurora Marconia 16, Miglionico 13 e chiude il Tursi con 11 punti. Volevo andare allora da Niki Manolio. Niki, classifica alla mano, lotta per il secondo posto sempre più avvincente. Dopo questa giornata, secondo te il Viggiano è fuori dai giochi? Ma secondo me a questo punto sì, anche perché per arrivare secondo almeno le partite in casa le deve vincere una squadra. Come ho detto qualche puntata fa, la più accreditata è il Valdiano perché è la più continua, in casa vince, fuori casa non perde almeno. Quindi penso che sarà il Valdiano arrivare secondo alla fine. Presidente Virgallito, questa lotta per la salvezza sempre più aperta? Sicuramente sì. Siamo noi che teniamo in vita tutta questa baraonda nelle basse fonde della classifica, perché noi non abbiamo mai mollato. Come ho detto pure nelle altre puntate, noi abbiamo sbagliato per ingenuità all'inizio e quindi andare a riparare tutto in corsa, abbiamo fatto altri errori, però poi ci siamo riusciti con il gruppo che avevamo l'anno scorso e quindi ci sono ragazzi di esperienza che noi siamo sicuri che ce la possiamo fare. Ieri è stata veramente una battaglia perché su un campo molto pesante abbiamo sbagliato parecchio in zona di attacco, in zona fase difensiva invece siamo stati bravi sempre a mantenere il Miglionico distante dalla... Dopo vedremo la partita di ieri e ne parleremo nel dettaglio. Volevo soltanto chiederle, al momento secondo lei c'è una squadra che è più in pericolo rispetto al Tursi? Io dico sia tutte e tre, Miglionico, Tursi e Marconia, siamo implicate tutte e tre. Io voglio tentare domenica di tirare in ballo anche il Pietragalla e vediamo se è possibile aprire volta ancora di più i giochi. Sì. Torno allora da mister Nettis perché è arrivato il momento di dare spazio alle email che ci arrivano da casa all'indirizzo che vi ricordo, il cucchiaio @ionica.tv. Nicola da Policoro ci chiede: l'incostanza delle squadre che lottano per il secondo posto fa molto riflettere quanto la mancanza di playoff e playout rischia di penalizzare dal punto di vista delle motivazioni a questo punto il campionato. Sì, perché chiaramente queste squadre, come sempre lo stesso discorso del Viggiano, se inizia a mollare il Viggiano, ha giocato alla grande per il girone di andata e molle il girone di ritorno, e chiaramente falsa il rendimento che avrà in queste nuove partite, perché se molla logicamente inizia a mollare le redini e quindi le partite che le farà ormai è salvo, quindi non c'è un altro discorso in merito, quindi potrebbe mollare in alcune partite, quindi chi l'ha incontrato prima è stato penalizzato, è normale questo discorso. È giusto che i playoff e i playout andrebbero fatti, non ho capito perché quest'anno non li hanno fatti, non lo so. Hanno spento un po' questo campionato. Sì, perché io dico chiaramente, perché effettivamente chi incontrerà queste squadre avrà un favoritismo. Chi le ha incontrate prima si è stato handicappato, non è giusto.
E allora è arrivato il momento di andare a vedere le nostre sintesi. Questa settimana abbiamo seguito per voi Aurora Marconia Real Metapontino, Policoro Rossoblu Potenza e Aurora Tursi Miglionico, ma partiamo subito dalla vittoria della capolista, guardiamola insieme. Dopo le nevicate che si sono abbattute sul campionato di eccellenza domenica scorsa, arriva adesso la pioggia, ma di gol. L'Aurora Marconia di Danza si schiera con Parisi, Natuzzi, Tucci, Cerabona, Cati, Sportelli, Motti, Andreulli, Moro, Martemucci e Moscara. Il Real Metapontino di Mister Fortunato risponde con Marino, Di Lerma, Mascolo, Armento, Cordisco, Falanca, Grittani, Ferrara, Lupacchio, Sebastian Di Senso e Cirigliano. Il Real Metapontino sul campo del giovane Aurora Marconia fa abbattere tutta la sua forza dirompente e mette capo la squadra di Mister Danza. I padroni di casa, dopo le sei reti rimediate a Pignola, subiscono la seconda pesante sconfitta consecutiva. La formazione di Mister Fortunato dal canto suo riprende la marcia da rullo compressore del campionato con una nuova goleada dopo quella messa a segno contro il Miglionico nell'ultimo turno di campionato. Una gara dominata dagli ospiti che alla mezz'ora sbloccano il risultato con Cirigliano che batte Parisi per la prima volta. I ragazzi di Mister Fortunato impongono il proprio gioco con l'Aurora che fatica a creare occasioni pericolose. Così al 39esimo nuova occasione per gli ospiti con un gran tiro di Cordisco che si stampa sulla traversa. Prima della fine del primo tempo è ancora Cirigliano protagonista con il suo tiro che viene deviato in porta da uno sfortunato Tucci. Nella ripresa si riparte dallo 0-2 ma la storia non cambia. Al terzo minuto è Parisi con una gran prodezza a evitare il terzo gol degli ospiti su un tiro dalla grande distanza. Poi è ancora Cirigliano a segnare il gol del 3-0 con un tiro su cui l'estremo difensore dell'Aurora nulla può. Subito dopo è ancora un legno, questa volta il palo sinistro, a evitare un nuovo gol ospite. Rete che puntuale arriva al 18esimo della ripresa con Ferrara che sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova la deviazione vincente. Il quinto gol arriva nel finale con il neoentrato Pierpaolo Di Senso che è sempre più il capocannoniere di questa squadra. Le emozioni però non sono finite, passa appena un minuto che l'arbitro Contini di Matera assegna un calcio di rigore in favore del Real Metapontino che Lupacchio si incarica di calciare, battendo per la sesta volta Parisi. Ultimo sussulto nel finale con il portiere che riesce a evitare un risultato ancora più penalizzante per i suoi compagni. Finisce 0-6 con il Marconia che sembra in questo momento della stagione peccare proprio in difesa, il reparto che fino ad oggi aveva permesso di conquistare punti preziosi. Il Real Metapontino invece torna a casa con 3 punti lanciando un avvertimento a tutti gli altri: si faccia avanti chi vuole ancora batterlo. Mister Raimondo Nettis, chi parlava di un Real Metapontino in crisi e che non sapeva vincere di goleada dopo queste ultime 2 giornate si deve ricredere. Abbiamo detto in altre puntate che Sebastian De Senso era la differenza, come è entrato lui ha fatto la differenza, non ci sono stati giocatori di categoria superiore che nel campionato si è calato veramente bene, perché bisogna anche calare, anche se vieni dalla categoria superiore devi scendere nel campionato. Perché ce ne sono tanti giocatori di Serie C che scendono nei nostri campionati e poi non fanno la differenza, invece Sebastian De Senso fa la differenza e lo ha dimostrato. Una squadra che in 3 partite non subisce gol e ne fa 14, non è uno scherzo. Quindi tutto grazie al rientro di Sebastian De Senso. E l'uomo squadra. E allora andiamo negli spogliatoi di Marconia per sentire la voce del mister del Real Metapontino, Giuseppe Fortunato. Ma sicuramente è stata una partita quasi perfetta, insomma, penso che il risultato palla chiaro, viene dominato dall'inizio alla fine. Sicuramente il Marconia è una buona squadra, ben organizzata, noi oggi siamo stati veramente super, abbiamo concretizzato quasi tutto quello che c'è da concretizzare. Se non sbaglio abbiamo preso anche 2 traverse e un palo, insomma, poteva essere sicuramente più pieno il punteggio, però va bene così, il nostro obiettivo, ripeto, è quello di arrivare primi il più presto possibile, poi dopo quello che viene insomma vedremo. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento con cui la squadra è scesa in campo, il giusto atteggiamento anche dopo la sosta che poteva creare qualche problema, però i ragazzi hanno interpretato nel migliore dei modi la partita e c'è solo da essere contenti. Mister Nettis, torno da lei questa volta per parlare però del Marconia, seconda pesante sconfitta, 12 gol subiti in 2 partite, cosa sta succedendo a questa difesa?
una squadra giovane. Squadre giovani, quando incontrano questi tipi di avversari, devi giocare di rimessa, di ripartenza, e purtroppo secondo me è stata una partita avventata, dovevano secondo me coprirsi meglio. Nicky Manolio, con il ritorno di Sebastian Di Senso, è vero, ma ti aspettavi un Real Metapontino così? A dire la verità, bisogna vedere anche chi c'è di fronte. Si è trovato il Marconia, che ultimamente è allo sbando, quindi è stato molto più facile per loro vincere con una goleada. Però, come ho detto sempre qualche puntata fa, Sebastian è, diciamo, il giocatore che decide le partite da solo, quindi, come ha detto il mister, è di categoria superiore, si è calato bene, quindi è lui che fa la differenza in questa squadra. Senti, in gol ieri anche un tuo ex compagno di squadra, mi riferisco ovviamente a Cristian Ferrara. Anche Cristian è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in una squadra comunque come il Real Metapontino. Sì, sono contentissimo per Cristian, perché è un bravissimo ragazzo, ex compagno, 2 anni e mezzo insieme, sono molto contento. Sì, è un grande giocatore, quindi non ha avuto difficoltà a calarsi anche lui in questa squadra. Presidente Virgallito, cosa sta succedendo, dicevamo, a questo Marconia? Perdere contro il Real Metapontino magari ci può stare, però con 6 gol di scarto può diventare imbarazzante. Ci può stare, è vero che ci può stare, però giocare contro il Real Metapontino e scendere in campo con una difesa a 3 mi sembra un po' azzardato. Pure noi abbiamo perso 3-0 contro il Metapontino, però su episodi un po' di ingenuità che hanno fatto gol al primo minuto. Loro, non lo so, la squadra è giovane, e tentare questa partita contro il Real Metapontino, o erano convinti di già perdere in partenza e di non tentare almeno un pareggio in casa, per me è un'assurdità. Secondo lei si sono arresi prima di scendere in campo? Io penso di sì. E allora è arrivato il momento di vedere insieme la nostra seconda sintesi. Allora guardiamo come è andata la gara che si è giocata al Rocco Perriello tra Policoro e Rossoblù Potenza. C'è il sole a Policoro a riabbracciare la ripresa del campionato di eccellenza sospeso la scorsa settimana a causa della neve. Al Rocco Perriello arriva il lanciato rossoblù Potenza di mister Giuseppe Camelia, che vuole provare a entrare con maggiore forza tra le pretendenti al secondo posto. Il Policoro invece deve tornare a sorridere dopo le ultime gare e la decisione del giudice sportivo di punire con un punto di penalizzazione le disobbedienti di Rionero in Vulture. Mister Labriola allora, a caccia dei 3 punti, si affida a Labriola, Manolio, Cosimo Mele, Trupo, Alessio Mele, Ripoli, La Vecchia, Gialdino, Agneta, Silvestri e Frabetti. Gli ospiti rispondono con De Vincenzo tra i pali, Lucia, Foscolo, Vukcevic, Pastore, Pietrafesa, Dinella, La Morte, Petilli, Ielpo e Girelli. Partita che nel primo tempo non regala particolari sussulti, con le squadre intente a studiarsi senza commettere passi falsi. Al 21esimo il Policoro si fa avanti grazie a un corner battuto dalla Vecchia. De Vincenzo però è pronto a respingere e Frabetti prova a ribattere, ma la difesa del rossoblù Potenza è attenta. L'unico vero sussulto di questo primo tempo arriva al 38esimo, quando Ielpo sfodera una gran botta ma trova la traversa a negargli la gioia del gol. Il primo tempo finisce così a reti inviolate. La ripresa inizia nel segno del Policoro. Dopo appena 2 minuti la Vecchia prova a impensierire De Vincenzo, ma il suo tiro è troppo debole per spaventare davvero il numero 1 del Potenza. Passano allora 3 minuti ed è ancora il numero 7 di casa a rendersi pericoloso, questa volta con un calcio d'angolo che l'estremo difensore del rossoblù respinge con i pugni. Il Policoro insiste e il gol arriva all'ottavo della ripresa, quando Bruno Agneta sfrutta al meglio un ottimo assist di Capitan Manolio. Neppure il tempo di festeggiare però per i padroni di casa, che Giovanni Petilli arriva a rovinare la festa. Dopo 2 minuti infatti la situazione ritorna in equilibrio e proprio dai piedi del numero 9 del rossoblù Potenza passa al 18esimo anche la palla del possibile raddoppio, ma il portiere del Policoro è attento e bravissimo.
bravissimo a salvare il risultato. La partita a questo punto si vivacizza un po' e offre continui capovolgimenti di fronte. Frabetti al 19° si fa vedere dalle parti di De Vincenzo, ma il suo tiro è troppo debole. Il rossoblù risponde 2 minuti dopo con Jelpo, ma la Briola devia la palla in corner. La partita piano piano si spegne, complice anche la stanchezza e un terreno di gioco pesante. E così, a parte un colpo di testa di Agneta sulla battuta di un corner che finisce di poco alto, resta poco da segnalare. Finisce allora 1-1 tra Policoro e rossoblù Potenza, con gli ospiti che portano a casa, forse, oltre al punticino, qualche rimpianto. Mister Nettis, da una parte avevamo un Potenza che sta vivendo sicuramente un ottimo momento, dall'altra un Policoro che veniva da una serie di risultati un po' altalenanti, poi dalla brutta pagina di Rio Nero. Che lettura possiamo dare di questa gara? Il Policoro il suo campionato l'ha fatto, purtroppo i problemi che c'ha la squadra, problemi di infortunati, ragazzi acciaccati, purtroppo sono problemi che si porta dietro, purtroppo l'organico non è che un organico vasto, quindi già questo risultato è ottimo secondo me come lettura. Conoscendo anche il rossoblù, una bella squadra, una squadra anche formata per arrivare ai primi posti, quindi è un risultato da accettare con accettare tranquillamente. Andiamo allora subito negli spogliatoi del Rocco Perriello per dar voce proprio ai padroni di casa con mister Rocco Labriola e con l'autore del gol dell'1-0, Bruno Agneta. Mister, è finita 1-1, è soddisfatto di questo risultato, soprattutto di questa partita? Soddisfatto della prestazione, quello che gli avevo chiesto ai ragazzi di lottare tutti i 95-98 minuti e l'hanno fatto, in effetti i ragazzi erano stremati a fine partita. Lì si può rimproverare qualcosa? Non credo, perché comunque oggi avevamo di fronte una signora squadra, non è che giocavamo contro gli ultimi arrivati, per cui gli abbiamo dato fili da torcere. Probabilmente abbiamo preso il gol subito dopo aver fatto il nostro, stavamo lì forse ancora a gioire, una piccola disattenzione, loro sono stati scaltri intelligenti a battere subito il fallo laterale e ci hanno messo in difficoltà, però non ho da rimproverare niente, la squadra ha dato tutto quello che poteva dare e penso che quelle poche persone che sono venute si sono divertite perché comunque hanno visto una partita aperta, poteva vincere sia una che l'altra squadra con capovolgimenti di fronte, ripeto, io dovrei essere non soddisfatto per il risultato, però sono soddisfatto per la prestazione, per la partita fatta anche da tutte e due le squadre, perché è stata una partita corretta, anche se il campo era molto scivoloso e non permetteva di magari fare giocate particolari, però ripeto, io sono soddisfattissimo della prestazione e anche del risultato. Aver recuperato Rocco Ripoli sicuramente è una presenza importante, oggi lo abbiamo visto. Non solo Rocco Ripoli, a me non piace parlare dei singoli perché ho recuperato Fabretti, pure non era in condizione, la Vecchia la stessa cosa, Gialdini ha giocato con una caviglia gonfia, quindi ne avevamo almeno 4 che sono quelli più rappresentativi nostri, anche se i nostri esperti hanno 20-21 anni. Diciamo loro hanno messo l'esperienza oggi, anche se a volte si sono fatti prendere dalla partita. Anche non avendo abbastanza birra in corpo, comunque sono andati, hanno corso, ripeto, non gli puoi rimproverare niente, va bene Rocco, ha fatto una buona prestazione, nonostante ancora è al 50%, però ripeto, io premerei tutta la squadra, hanno fatto un'ottima partita. Bruno Agneta, lo aspettavano tutti, è arrivato questo gol con la maglia del Policoro, tra l'altro oggi è stato un gol importante perché aveva sbloccato il risultato, poi Petilli ha riportato la situazione in parità. Beh, mi è dispiaciuto soprattutto perché il pareggio è venuto subito dopo il nostro vantaggio, però penso che gioco in una squadra dove ci sono molti ragazzi, dove si impegnano, in questa settimana si sono impegnati tanto e anche se abbiamo pareggiato merito soprattutto a loro perché hanno corso fino alla fine, quindi purtroppo abbiamo pareggiato. In base a quello che hai visto, il pareggio oggi è il risultato più giusto? Sì, il pareggio è stato il risultato più giusto, anche se loro forse qualcosina in più meritavano, però abbiamo mollato nel finale, altrimenti sarebbe andato in modo diverso. Grazie, ciao.
Nicky Manolio, nel primo tempo il Policoro ha chiesto un rigore, poi c'è stato il gol annullato ad Alessio Mele per fuorigioco. Per il Potenza invece da segnalare la traversa di Jelpo. Questo risultato secondo te è giusto? Ah sì, da una parte è giusto. Diciamo che il rigore non c'era, però quando sei in campo chiedi lo stesso. Provi. Sì, ci provi. Il gol annullato sinceramente non lo so se è fuori gioco o meno, perché e poi la traversa è arrivata nel finale di primo tempo, quindi il risultato giusto prima fine primo tempo. Mister Labriola, abbiamo sentito, vi ha fatto i complimenti per la prestazione, diceva che anche il risultato anche secondo lui è giusto. Fermare questo Potenza non è facile in questo momento, cosa ti è piaciuto di più della tua squadra? Ma sicuramente abbiamo dimostrato che non siamo quella squadra che ha perso in casa con la Murese, ha perso a Oppido 3-0 senza reagire. Penso che ieri abbiamo fatto una bella prestazione. Non era facile fermare il Potenza che, se non ricordo male, era reduce da 5 o 6 vittorie consecutive, quindi è un buon punto che ci portiamo a casa. Il punto di forza di questo Potenza secondo te qual è? Ma secondo me è lì davanti, perché c'è Jelpo che è, mi sa, 93, però è molto bravo e crea sempre la superiorità numerica lì davanti. Poi c'hanno Petilli che lo conosciamo, trova il gol da un momento all'altro quando meno te l'aspetti, e diciamo che lì sono forti. E torniamo allora negli spogliatoi del Rocco Perriello per dar voce questa volta agli ospiti, con mister Peppe Camelia e proprio con il bomber del rossoblu Potenza, Giovanni Petilli. Mister Camelia, un 1-1 che non fa male a nessuno, oppure c'è qualcosa da dire? Beh, credo che siamo un po' rammaricati, penso che meritavamo di vincere per le occasioni che abbiamo avuto, che abbiamo creato, siamo state molto sfortunate, a prescindere dalla traversa, poi, ma anche il secondo tempo ha fatto delle buone parate il loro portiere, ma abbiamo sbagliato più di qualche gol, mentre abbiamo preso l'unico tiro in porta, abbiamo preso gol. Secondo mister Camelli, allora questo 1-1 non è sicuramente il risultato più giusto? No, penso di no, poi la partita l'abbiamo vista tutti quanti, per le occasioni create penso che meritavamo i 3 punti, poi il calcio è fatto così, anzi, dopo che siamo andati sotto, meno male che abbiamo fatto subito gol, e l'abbiamo messa un'altra volta sul piano della parità, però ripeto, da allora in poi potevamo stare a vincere, abbiamo avuto delle buone occasioni, merita anche il portiere Lorga, ha fatto delle belle parate, ma anche noi che abbiamo arrivato ai gol quasi fatti. Al di là di questo, è soddisfatto della prestazione della sua squadra? Sì. Avevamo un'assenza importante, quella di Mastroberti, quindi i ragazzi si sono comportati abbastanza bene. Poi noi venivamo da uno stop di 20 giorni, perché noi non abbiamo giocato né domenica scorsa, nemmeno quell'altra con il Vigiano, quindi riprendevamo dopo un po' di tempo una partita su un campo pesante, diciamo, con una buona squadra, perché qui non è facile vincere per nessuno. Pertanto sono abbastanza soddisfatto della prestazione, non del risultato. Giovanni Petilli, un gol importante oggi perché è arrivato dopo appena 2 minuti da quello che aveva sbloccato il risultato, quello di Bruno Agneta. Ci hai pensato tu a riportare la situazione in parità e soprattutto dopo hai avuto anche l'occasione per raddoppiare? Beh, sono contento per il gol, però purtroppo abbiamo perso 2 punti oggi, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo creato tanto, siamo stati anche sfortunati. Speriamo che la fortuna ritorni domenica prossima. Senti, cosa hai pensato quando quel gol era quasi fatto, il secondo, e Nicola Labriola però ti ha detto di no? Ha fatto una grande parata, complimenti a lui. Ero sicuro, ero convinto di far gol, ha fatto una grande parata. Da domenica prossima come si riparte? Si riparte con la stessa voglia, con la stessa intensità e cercando di portare a casa i 3 punti. Presidente Virgallito, si aspettava un rossoblu Potenza capace di risalire la china dopo un avvio di campionato forse un po' deludente? Sì, io avevo messo il rossoblu Potenza al secondo posto nella mia classifica, quindi è al terzo posto, credo. Sì, perché c'ha una bella squadra, c'ha ragazzi validi, c'ha gli under validi veramente come il Policoro. Ieri hanno fatto uno scontro di categoria under che negli anni tra Asso Potenza e Padre Minozzi,
sono due realtà che hanno belli giocatori under, quindi hanno un bel settore giovanile veramente all'altezza. Il Policoro ha la fortuna di schierare ogni anno 4-5 under provenienti proprio da queste scuole calcio, che sono abituate a fare sacrificio, a fare allenamento, e quindi per loro è molto facile prendere 4-5 ragazzi da fuori e formare la squadra. Sono un serbatoio. Sì, c'è una cosa formidabile. E questa realtà forse non apprezza questa cosa qua. Invece loro stanno facendo bene in questi anni, proprio perché riescono a prendere da questo settore giovanile dei ragazzi formidabili, come il capitano qua presente, Nico. È un bel esempio. Sì. Torno da mister Nettis. A segno ieri Bruno Agneta per il Policoro, arrivato a dicembre dopo aver disputato con il Marconia la prima parte del campionato. Nonostante l'età, questo rimane un giocatore determinante. Qual è secondo lei il suo segreto? Secondo me Agneta si allena, è uno che purtroppo non avrà vizi, perché per giocare a 40 anni uno deve avere i vizi. Non si ritira tardi sicuramente, farà vita che da buon atleta, se no non ci sono altri, non è possibile giocare a 40 anni se non hai assolutamente la mentalità vincente. No, assolutamente. E allora andiamo alla terza sintesi e vediamo insieme come è andata la gara tra Aurora, Tursi e Miglionico. Fare punti per guardare alla salvezza, un imperativo tanto per l'Aurora Tursi quanto per il Miglionico, rispettivamente ultima e penultima, che nella 21esima giornata di campionato si ritrovano una di fronte all'altra. Mister Angelino per i padroni di casa scende in campo con Lobasso, Manfredi, Lamarra, Belviso, Rubolino, Giannini, Tarantino, Marino, Paparella, Giangaspero e Di Sanza. Per il Miglionico mister Mimmo D'Angelo risponde con Villa, Vulpis, Ricciardi, Antonio Battilomo, Perrone, Sansone, Morena, Grassani, Basile, Cacace e De Maio. Tursi subito pericoloso quando al primo minuto Paparella riceve una palla su un lungo fallo laterale e impegna Villa in angolo. Poco dopo è Tarantino a servire il numero 9 tursitano, che mette dentro un cross che il portiere smanaccia, favorendo l'intervento di Di Sanza, che subisce fallo e cade a terra. Per il signor Lancia non ci sono dubbi, assegnata la massima punizione. Dal dischetto lo stesso Di Sanza non sbaglia per il gol dell'1-0. Il Miglionico si fa vedere intorno al 20esimo con una punizione di Cacace, il numero 10 ospite però non è fortunato e il suo tiro a effetto colpisce la traversa con Lobasso battuto. Il Tursi risponde alla mezz'ora, velo di Paparella che favorisce Di Sanza, il tiro è frettoloso però e Villa non ha problemi a bloccare. Al 36esimo è ancora il duo tursitano a farsi pericoloso con Paparella che serve di testa Di Sanza, che cerca il pallonetto ma l'estremo difensore salva ancora il risultato. Nel finale di primo tempo occasione d'oro per il Miglionico, De Maio salta la marra ed entra in area, mette in mezzo, la difesa del Tursi non riesce a mandare la palla fuori area, che alla fine viene raccolta da Grassani, che però fallisce clamorosamente il pareggio a tu per tu con Lobasso. Nella ripresa la partita continua a essere avvincente. Al quinto, bella triangolazione Paparella-Giangaspero-Di Sanza, con quest'ultimo che però perde il tempo per calciare, si fa recuperare da Vulpis. Miglionico che si fa vedere con un tiro di Morena dal limite, ma la mira non è precisa. Al 35esimo, nuovo lancio sulla destra di Belviso per De Bari, che raccoglie ed entra in area, ma la sua conclusione è fuori. Poco dopo il Tursi è ancora pericoloso, incursione in area di Montano che si porta sul fondo e mette al centro. Paparella non riesce a intervenire perché è anticipato da Perrone. L'arbitro concede 4 minuti di recupero e proprio al 45esimo un episodio che farà discutere. Cacace finisce a terra, il Tursi si ferma ma non mette palla fuori, cosa che farà il Miglionico per permettere l'intervento dei sanitari. Alla ripresa ospiti che vorrebbero la palla, non la pensano così però i padroni di casa, visto che avevano loro il possesso del pallone al momento del fallo. Airoldi sulla ribattuta del fallo laterale vede Villa fuori dai pali e da 35 metri segna il gol del 2-0 che chiude la partita. Tursi che torna alla vittoria, mentre il Miglionico vede sfuggire la possibilità di riagguantare chi lo precede in classifica e la lotta salvezza è più che mai aperta.
Mister Nettis, si sono incontrate, lo dicevamo anche prima, le ultime due del campionato. Questa partita secondo lei può segnare un punto di svolta? Sì, è un punto di svolta importante, perché con questa partita si è avvicinato a quel terzultimo posto che può essere il loro vero obiettivo per potersi salvare. Adesso sono a 5 punti dal Marconia e quindi si possono giocare la salvezza ad armi pari con le altre. Noi domenica prossima giocheremo in casa e se fa il presidente, come ha detto, ci fa il regalo di battere Pietragallo, può agganciare una quarta squadra e quindi giocarsi a 4 una retrocessione per 2. Andiamo allora subito negli spogliatoi di Tursi proprio per dar voce ai padroni di casa con mister Pino Angelino e con l'attaccante autore del 2-0 Cesare Airoldi. Fare punti per guardare alla salvezza, un imperativo tanto per l'Aurora Tursi quanto per il Miglionico, rispettivamente ultima. Mister Angelino, seconda vittoria in campionato per il suo Tursi su una diretta concorrente alla lotta salvezza. Beh, in effetti era una partita importantissima per noi, perché se non veniva la vittoria potevamo dire addio alla lotta per la salvezza. Questa è venuta una vittoria meritata, sofferta, i ragazzi ce l'hanno messa tutta e quindi pensiamo già alla prossima. Anche il Metapontino 6-0 sul Marconi e il Pietragalla fermato, un risultato che vale doppio. Sì, ma in effetti è così, la sua disamina è perfetta, vale doppio e sapevamo dell'importanza di questa gara. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e quindi ci siamo riusciti consolidando con questa vittoria che non fa una grinza sul risultato. La domenica prossima? Ci saranno anche dei rientri che oggi non c'erano e quindi lavoreremo da martedì per pensare a domenica prossima. Airoldi, hai marcato la seconda rete da un'incomprensione a quanto pare tra voi e i ragazzi del Miglioni. Sì, è vero, ma io credo che abbiamo meritato di vincere questa partita, anche perché le occasioni si sono viste, abbiamo lottato tutta la partita e lo faremo anche nelle prossime partite. Ci crediamo, saranno tutte finali e poi il futuro ci dirà, le prossime partite diranno la verità. Presidente Virgallito, una partita difficile, dicevamo, nella quale però il Tursi ha creato di più e alla fine è riuscito a portare a casa questo bottino pieno. Cosa significa questa vittoria? Ci dà tanto morale, perché giustamente era importantissima, come ha detto il mister. Eravamo al bivio proprio all'ultima chance, perché se si perdeva in casa contro il Miglionico non c'era la matematica, però era così, era retrocessione purtroppo. Allora vincere contro il Miglionico, come ho detto prima, abbiamo aperto tutto uno scenario nuovo nella retrocessione. Noi abbiamo la fortuna di giocare di nuovo in casa domenica prossima e quindi abbiamo questa possibilità di tirare anche il Pietragalla in questa baraonda. Se c'è possibile, noi faremo di tutto per aprire a 4, come ha detto il mister prima. E noi ci stiamo allenando tantissimo, perché ci crediamo, questo grande sacrificio che stiamo facendo per la società proprio in prima persona io, e perché vogliamo raggiungere questo grande sogno di rimanere almeno un anno in eccellenza. Senta, oltre ai nuovi arrivi che sicuramente hanno portato una ventata di aria fresca, pare essere cambiato proprio qualcosa nella testa di questo Tursi. Cosa è successo? Niente, è cambiato. I ragazzi che sono arrivati sono ragazzi che conoscevano l'ambiente tursitano. Poi sono ritornato io in prima persona di nuovo a gestire un pochettino il tutto e quindi è più facile dialogare con ragazzi che sono
diciamo che conoscevi già, invece all'inizio tutti i ragazzi nuovi, non siamo riusciti ad amalgamare la squadra. Senta, questo secondo gol, quello firmato appunto da Cesare Airoldi, pare abbia portato con sé un po' di polemica, lei ha vissuto dal campo, ce lo vuole raccontare? Sì, io l'ho vissuto dal campo, io secondo me, perché Gian Gaspero si è fermato, perché il giocatore era del Miglionica a terra. Gian Gaspero si è fermato perché loro non si fermavano, allora ha dato palla al Miglionico per dire gestite voi la situazione, quello che volete fare. Lui ha buttato la palla fuori. Quando abbiamo battuto il fallo laterale era già consapevole che era del Tussi la palla, perché era già stata restituita il favore che noi avevamo fatto al Miglionico. Poi noi abbiamo tendennato un pochettino prima di cominciare l'azione. Il capitano del Miglionico ha detto no, continuate perché la palla è vostra, e il ragazzo ha guardato in porta, ha visto il portiere fuori e ha fatto l'eurogol della sua vita. Speriamo che non sia l'ultimo gol che fa in questo modo. Va bene, torniamo allora subito negli spogliatoi di Tursi per il commento a caldo di mister Mimmo D'Angelo e del difensore del Miglionico Domenico Perrone. Mister D'Angelo, una disamina a questa partita? Niente, c'è poco da dire, noi speravamo in un risultato utile per continuare a sperare in questa salvezza, non c'è stato per un episodio stranissimo, una disattenzione colossale dei miei che ha condizionato la partita dal primo minuto, un rigore su un'azione semplicissima da leggere su fondo campo, e purtroppo ci sta che si sbaglia in questo modo. Niente, dobbiamo solamente continuare a credere e andare avanti nel nostro progetto. A parte l'occasione, insomma, il calcio di rigore per il Tursi, comunque una punizione solamente calciata nello specchio dal suo numero 10. Certo, sì, questo è quello evidente. Io mi ricordo sicuramente nel primo tempo tre occasioni da parte nostra, ma non ha senso adesso fare questo tipo di discorsi, ma siamo arrivati 3-4 volte, ma noi non è che arriviamo tante volte vicino al portiere, ci siamo arrivati 3-4 volte, dovevamo concludere in maniera migliore e sperare in un risultato migliore, tutto qui. La domenica prossima che campionato sarà per i Miglioni? Per il Miglionico il campionato è incominciato domenica scorsa, noi contavamo di continuare oggi, è andata male, le speranze di salvezza sono immutate, mi raccontavano che davanti a noi per fortuna non corrono, quindi per noi e per il Tursi c'è spazio per qualsiasi cosa. Una partita equilibrata, è stata decisa da un episodio, alla fine ho commesso io un calcio di rigore, però alla fine molto combattuta, a mio parere questo è un risultato falso, perché doveva finire in parità dal punto di vista del gioco. E da domenica prossima per i Miglioni un campionato un po' in salita? Ma sì, giochiamo contro la Murese che è una buona squadra e non possiamo più permetterci passi falsi, ecco. Ci credete alla salvezza? Sì, noi ci crediamo, anche oggi ci credevamo molto, ma sapevamo che qui in casa del Tursi non è facile fare punti. Mister Nettis, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, questo Tursi adesso è una squadra che può salvarsi, quale sarà secondo lei il fattore che farà la differenza lì in basso? Parlo sempre del discorso dell'agonismo, cioè adesso il Tursi deve giocare 9 partite, sono 9 finali, deve giocare in casa e fuori, maggiormente anche fuori casa, con la stessa determinazione che gioca in casa, deve giocare le finali. Deve cercare di fare più punti possibili e poi uscire con la maglietta non sudata, deve sgrondare di sudore per poter raggiungere quell'obiettivo che sono prefissi, che fino a 5-6 domeniche fa sembrava impossibile. Adesso ci siamo, adesso devono giocarsi 9 partite alla morte. Questa è l'unica medicina per raggiungere l'obiettivo. Nichi Manolio, voi lo avete incontrato il Miglionico, una squadra che ha cambiato molti giocatori, quanto questo può aver inciso ovviamente in maniera negativa? Ma può aver inciso sicuramente, però per una squadra che si deve salvare penso che
si devono vincere le partite in casa e almeno gli scontri diretti non perderli. Il Tursi anche ha cambiato tanto, però si è ripreso bene. Secondo me tra le ultime tre è proprio la più attrezzata per salvarsi, ad ora come ora. Il Tursi. Sì. E allora lasciamo, anche se per poco, l'Eccellenza e apriamo come di consueto la nostra finestra sul campionato di promozione. Vediamo insieme tutti i risultati. Avigliano Villa d'Agri 1-1, Assegno Rapolla e Iaquinta. FST Rionero Sporting Lauria 0-0, Latronico Rotonda 3-0, gol di Totaro e doppietta di Bavaro. Real Irsina Bernalda 1-1, Papangelo sul rigore e poi Buono. Ruoti Montescaglioso 2-2, reti di Ciraci, Paterna, Salinardi e Casalingo. Lagonegro Pomarico 4-0, doppietta di Falabella e poi Busillo e Ferraguto. Vietri Ferrandina 1-0, decide sul rigore Viggiano. Vitalba Balvano 3-0, in gol La Rotonda, Mancusi e Sant'Arsiero. E diamo insieme adesso anche uno sguardo alla classifica della promozione. In testa il Lagonegro con 47 punti, segue il Villa d'Agri a quota 42, Vitalba e Latronico 35, Real Irsina e Vietri a pari merito a quota 33, Pomarico, Lauria e Ruoti 30, FST Rionero 29, Avigliano 26, Rotonda 21, Ferrandina 19, Montescaglioso e Bernalda 17 e chiude il Balvano con 15 punti. Mister Nettis, Lagonegro che dopo il sorpasso allunga in testa alla classifica, mentre le inseguitrici adesso faticano, potrebbe essere la fuga decisiva? Sì, tranquillamente, Lagonegro sembra una squadra attrezzata per fare il salto di categoria, tranquillamente. E vedo il Villa d'Agri come una ottima, buona seconda, poi non so il discorso delle promozioni, sicuramente ne salgono due, quindi io penso Lagonegro e Villa d'Agri dovrebbero farcela tranquillamente. Senta, prima di tornare al prossimo turno del campionato di eccellenza vorrei approfittare della sua presenza. Prima il presidente Virgallito ci ha fornito un assist, per dirla in gergo, e vorrei dare uno sguardo ai campionati giovanili. Come va secondo lei? In zona abbiamo due squadre allievi che si stanno comportando bene, lo Scanzano e il Re Leone, che si stanno comportando bene nel loro campionato. Abbiamo i giovanissimi del Padre Minozzi che stanno facendo un ottimo campionato. Abbiamo due buoni vivai di calcio. L'unico problema, come ho detto altre volte, è il discorso che le disponibilità finanziarie non ce ne sono tante in questa società, e quindi cerchino di arrancare, perché secondo me queste società maggiori, il Policoro lo sta facendo con la loro juniores, queste società maggiori dovrebbero puntare sui vivai. Ma entrando più nel dettaglio, appunto questi famosi vivai, ci sono le squadre che spendono tanto magari per prendere campioni che vengono dalle categorie superiori, poi non riescono però ad attrezzarsi in maniera quantomeno apprezzabile per quanto riguarda i giovani. Facciamo riferimento a quella più vicina, di Arena Metrapontini. Cioè, secondo me in tre anni che stanno facendo del buon calcio a certi livelli, io trovo, non riesco a spiegarmi proprio come mai non si riesce a puntare a fare un settore giovanile. Cioè, io dico, andare a prendere un giocatore dalla Primavera del Bari, Primavera del Napoli, Primavera della Regina, Primavera del Catanzaro. Di tutto parliamo di giovani di un'età 16-17 anni, che prima di tutto hanno l'inserimento che è difficile. È più facile crearsi in loco un giorno. Guardiamo il caso del Policoro di 15-20 anni fa. Il Policoro ha fatto con i Violante, con i Cafaro, con i Trupo, con i Labriola, ha fatto la Serie D. Cioè, giocatori cresciuti ancora da Angoia, Minonni, ne possono incare ancora altri 5 o 6, non mi ricordo altri. Però ha fatto, curando i settori giovanili, ha fatto la Serie D, l'ha fatto per 2-3 anni. Non c'è stata continuità perché effettivamente poi le risorse finanziarie sono mancate. Il riferimento che lei fa al Real Metrapontino è chiaro che, essendo una società che ha delle disponibilità, è un grosso errore non fare il settore giovanile, è un grossissimo errore,
perché vedi, in questo momento che hanno 13-14 punti di vantaggio, adesso potrebbero inserire i loro allievi e provarli per l'anno che viene, perché l'anno che viene devono provare almeno, ci vogliono 4 under, di cui uno deve venire per forza al campionato allievi. E quindi se tu non te lo crei in loco il giovane, è difficile poi andarlo a prendere dal Bari o dal Napoli, che non credo che il Bari ti darà il miglior giovane suo. Questa è la spiegazione. Proprio perché stiamo parlando di giovani, allora a questo punto io vorrei salutare al volo l'ospite speciale di questa puntata del Cucchiaio. Sicuramente è più giovane rispetto ai ragazzi di cui parlavamo prima. Vorrei dare allora il benvenuto al nostro Giulio. Giulio, tu giochi già a calcio, ma quanti anni hai? 10 anni, da 3 anni gioco a calcio. E in che squadra giochi? Nel Tours faccio il campionato Acli e nel Padre Minozzi il campionato PGC. E in che ruolo giochi? Alla sinistra e qualche volta a prima punta. Senti, ma com'è nata questa passione per il calcio? Vedendo le partite e poi vedendo mio fratello giocare. E di che squadra sei? Dell'Inter. Il tuo calciatore preferito? E tu. Va bene, allora io torno da Mister Nettis, ovviamente faccio un grosso in bocca al lupo a Giulio, poi torno da Mister Nettis perché volevo parlare un attimo di questa Coppa Italia, perché dicevamo prima che il Viggiano, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, pare essersi un po' arrestato. Intanto mercoledì arriva la prima fase di questa Coppa Nazionale Dilettanti e arrivano i napoletani dello Stasia a Viggiano. Come la vede? Non la vedo per niente facile. È una partita difficile, noi sappiamo bene che i campionati d'eccellenza delle altre regioni sono più competitivi del nostro, quindi sarà una partita difficile. Però secondo lei ha qualche possibilità il Viggiano? Non le togliamo tutte le possibilità, sarebbe ingiusto. Penso che forse, voglio sperare che questa debacle in campionato possa essere il viatico per fare una grande prestazione mercoledì, almeno questo. E torniamo allora al nostro campionato di eccellenza, diamo insieme uno sguardo al prossimo turno: Vultur Oppido, Picerno Aurora Marconia, Valdiano Moliterno, Miglionico Murese, Tursi Pietragalla, Sporting Pignola Policoro, Rossoblu Potenza Real Tolve e Real Metapontino Viggiano. Mister Nettis, torno da lei per un commento generale, una giornata sicuramente interessante, soprattutto in ottica secondo posto. Abbiamo 2 big match, Real Metapontino Viggiano e Rossoblu Potenza Real Tolve. Potrebbe essere una giornata decisiva? Decisiva, diciamo che sono squadre che stanno nel giro di 2-3 punti, quindi Rossoblu Tolve è una partita importante, che teniamo presente che Rossoblu ha una partita in meno col Viggiano, quindi potrebbe arrivare a 39, a 2 punti dal primo posto, quindi sono partite importanti perché adesso iniziano a stringere le giornate e quindi bisogna cercare di fare tutti i 3 punti e di prendere il meglio da ogni partita. Per quanto riguarda la lotta salvezza, occhio a questo sgambetto che potrebbe tirare giù il Pietragalla, come diceva il Presidente. Tursi Pietragalla è la partita madre della salvezza, secondo me. Nichi Manolio, Policoro in casa di un Pignola che sta vivendo un grande momento di forma, temete questa squadra? Ma no, non temiamo nessuno, noi andiamo sempre ovunque per fare la nostra partita, perché ormai non abbiamo più assili di classifica, quindi andremo a fare tranquillamente la nostra partita cercando di portare a casa i 3 punti. Presidente, il suo Tursi ospiterà il Pietragalla, partita importantissima, lo dicevamo, in ottica salvezza. Una vittoria infatti vi porterebbe proprio lì lì, a ridosso di chi vi precede. Come state caricando i ragazzi? I ragazzi si stanno caricando da solo, per dire la verità, perché come ho detto prima è un gruppo affiatato, loro giocano tutte e 9 insieme i ragazzi di Bari, quindi si conoscono da tanti anni che giocano insieme, quindi loro hanno questa carica loro. Hanno portato pure ai ragazzi locali questa loro carica, quindi i ragazzi ci credono tutti quanti. Ci crediamo pure noi della dirigenza. Ieri
il pubblico turcitano comincia a venire un pochettino di più pure a guardare la partita, perché ci stanno credendo tutti quanti, quindi siamo fiduciosi di questo. Io penso di sì. Torno allora da Mister Nettis, perché in qualità di ospite Super Partes volevo fare con lei la nostra schedina. Allora, Vultur Oppido X, Picerno Aurora Marconia, mettiamo X, Valdiano Moliterno 1, Miglionico Murese 2, Tursi Pietragalla 1, Pignola Policoro X, Rossoblu Potenza Real Tolve 1 e Real Metapontino Viggiano 1. Prima di salutarvi io volevo reggere un annuncio, perché l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio organizza per il prossimo 20 di febbraio alle 18.30 un seminario professionale di aggiornamento dal titolo Costruire il gioco di squadra e la rieducazione del calciatore post infortunio al piede. Gli allenatori lucani pertanto sono invitati a partecipare. A questo punto, cari amici, non vi resta che salutarci, e vi saluto salutando e ringraziando anche i nostri ospiti. Allora, grazie a Mister Raimondo Nettis, a Nichi Manolio, all'ospite più giovane del cucchiaio, a Giulio, e al presidente dell'Aurora Tursi, Luciano Virgalito. Grazie anche a voi e arrivederci al prossimo lunedì.